Hai fatto il biglietto? Fammi vedere il biglietto. L'invito, e nemmeno in maniera educata, non arriva dal controllore ma da un pendolare. Lo si vede bene, indossa una maglietta verde e pantaloncini corti. Scene di ordinario razzismo sulla Milano-Verona, i suoi insulti sono rivolti a due ragazze di colore. A te non lo controllano solo perché sei colorato, dice l'uomo. Il video denuncia di una studentessa presente sul vagone indignata da questa scena che ha voluto condividere sulla pagina Facebook Sentinelli di Milano. Avevo le cuffie e stavo guardando una serie TV, ha raccontato la pendolare, ma in sottofondo sento una persona imprecare. Le tolgo ed esattamente dietro di me, nell'area dove ci sono le porte del treno, sento che un uomo, tra insulti razzisti vari e anche in bergamasco, chiede insistentemente il biglietto ad un ragazzo di colore. Sento un ragazzo che inizia a non rispondere più, ha proseguito l'autrice del video, ma lui continua. Mi sposto nel sedile di fronte in modo da riuscire a vedere meglio e inizia a prendersela anche con un altro, nell'altro vagone, come si vede nel video, una spintonata, uno sputo, parolacce. La giovane descrive l'uomo in t-shirt come una persona perfettamente lucida che parlava al cellulare con la sua compagna in modo normalissimo, poi si rivolgeva alle persone di colore con quell'atteggiamento agghiacciante. Ed è ancora la ragazza a raccontare di aver segnalato tutto al controllore. La sua risposta sarebbe stata: ogni giorno è sempre peggio.